Dio davvero è il Dio dell'impossibile. Continuiamo ad aver fede, a pregarlo con tutto il cuore e vedremo veramente meraviglie compersi davanti a noi. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2. Leggeremo dal verso 14 fino alla fine del capitolo. Potete stare in piedi, fratelli. Ci soffermeremo in realtà poi in modo particolare su un paio di versi. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà. E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Fra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro ed argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che esse generano contesa. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Rileggo i versi centrali di questa meditazione. Verso 20 e 21. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro ed argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Prima di procedere avanti, voglio farvi una domanda. Desiderate essere un vaso nobile o ignobile? Potete rispondere. Nobile. Tutti quanti, vero? E quindi posso procedere con la predicazione, perché stavo per predicare solo su questo, lasciando da parte il vaso ignobile. E il messaggio parlerà proprio del vaso nobile, quindi riguarda tutti quanti noi. Il vaso nobile che sta in una casa, abbiamo letto, e la casa del Signore è molto grande. Sappiamo che la casa del Signore è una casa grande, perché grande è l'amore di Dio
Grande è stata la sua accoglienza verso ogni uomo che pentito, ogni donna che pentito dei suoi peccati ha voluto riconciliarsi con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E siamo stati accolti. Facciamo parte della meravigliosa famiglia di Dio. Amen. Abbiamo sentito com'è bello farne parte e quanto è importante sostenerci l'un con l'altro. Questo è un grande privilegio perché facciamo parte di questa casa, di questo popolo, facciamo parte di questa meravigliosa famiglia. Ma parleremo in modo particolare di questo servo adatto per poter amare, onorare e servire il Signore. È raffigurato come un vaso. Vi sono vari vasi, vero? Ora, innanzitutto, facciamo qualche considerazione. In un vaso, noi solitamente, anche rispetto al tipo di vaso, ci mettiamo anche qualche elemento, qualche sostanza, vero? In un vaso adatto per i fiori, ci mettiamo i fiori. Vero? Amen. In un vaso particolare, bello, per paura di rovinarlo, magari un vaso prezioso, ricevuto in eredità, cerchiamo di preservarlo, lo mettiamo in un luogo non accessibile ai bambini per evitare che si rompa. Solitamente succede questo in casa mia. Mia moglie cerca di mettere le cose che desidera togliersi subito più in vista, così se si rompono meglio così. Mentre le cose più pregiate le cerchiamo di preservare, vero? Perché hanno un grande valore. E dicevo prima, solitamente nel vaso ci mettiamo un solo contenuto, non mischiamo le cose. Che senso ha metterci in un vaso l'acqua e l'olio, la terra e qualche altro? Di solito si mette qualche elemento in base a come lo utilizziamo, vero? Un solo elemento. E quindi, un po' prendendo spunto da quello che ci dice la parola del Signore, noi nel nostro cuore desideriamo che ci sia solo Cristo Gesù e nient'altro. La parola di Dio ci dice che non si possono servire due padroni. O dobbiamo amare e servire l'uno, o dobbiamo amare e servire l'altro. E quindi partiamo subito da questa scelta. Abbiamo detto noi tutti che vogliamo essere un vaso nobile, vero? E allora nel vaso nobile, se vogliamo essere un vaso nobile, se vogliamo essere uomini e donne che servono l'Eterno, il Signore, è necessario che ci sia la presenza di Cristo Gesù. Amen. È indispensabile, è necessaria. E l'obiettivo che si prefigge il credente, colui che desidera essere uno strumento nelle mani di Dio, è quello di essere conservato puro, di essere appartato, di non coinvolgersi con le cose della vita, di questo mondo. Non sto parlando di isolamento puro, sto parlando di un isolamento dal punto di vista morale e spirituale. Noi siamo in questo mondo, dirà Gesù, ma non facciamo parte di questo mondo. Amen. E quindi questa condizione è una prerogativa necessaria e indispensabile affinché la nostra vita, il nostro essere possa essere inquadrato da Dio come un vaso nobile. E io lo desidero tanto, fratelli e sorelle, e credo ciascuno di noi. Amen. E questo è il desiderio più importante, in cima a tutte le liste, a tutte le richieste, il nostro desiderio più alto. E parlo sicuramente a nome di noi tutti, è quello di compiacere il nostro Re, il nostro Signore. Amen. E come possiamo compiacerlo se non siamo trovati puri? Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile.
Dicevo prima, il Signore ci ha inseriti in un contesto e facciamo parte del mondo che non è certamente facile da viverci e gestire le realtà spirituali in un contesto del genere a volte diventa davvero qualcosa di insostenibile. Ci sentiamo quando siamo in mezzo alla società, sul nostro posto di lavoro, quando ascoltiamo certi discorsi, quando leggiamo certi pensieri così espressi dagli uomini, ci rendiamo conto che noi non facciamo parte di questo mondo, è vero? Ci sentiamo distaccati, un po' come si sentiva Lot in Sodoma e Gomorra, un po' come anche l'Apostolo Paolo quando andò ad Atene, vi ricordate, che leggeva tanti idoli in quella città, una città apparentemente religiosa, non si faceva mancare nulla, ma dice che il cuore di Paolo si inacerbiva nel vedere in che contesti si trovava. Ma non ci dobbiamo fermare a questo, fratelli e sorelle. Il Signore ci chiama a santificazione, a purificazione. Non abbiamo qualche motivo in più, dato il contesto che ci circonda, quello di questa generazione, ancora peggiore della generazione precedente, che possa essere una scusa per noi e quindi poter dire, beh, forse una volta la Chiesa era diversa, i credenti erano diversi, perché si trovavano in un contesto diverso. E questo è il punto. Il Signore ci chiama a essere vasi nobili, in mezzo anche a dei vasi ignobili. E qui si parla di vasi ignobili che addirittura sono nella casa. Signore, donaci davvero saggezza e apri il nostro cuore affinché possiamo comprendere le tue sacre scritture. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, abbiamo letto il capitolo, l'ultima parte del capitolo 2, ma se leggiamo al verso 4 dirà: nessuno prestando servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha ruolato. La prerogativa del credente è quello di non immischiarsi in tante faccende. Nel cercare di fare tutto o di fare tanto, di correre a destra e a sinistra, rischiamo solo di affaticarci inutilmente e di perdere il meglio di quello che il Signore invece ci vuole dare. La parte centrale, la parte più importante, senza escludere, togliere i nostri impegni di vita secolari che sono necessari. Tutti quanti siamo chiamati sin da piccoli ad impegni, impegno a scuola, impegno nella società, l'impegno nella famiglia, e siamo chiamati nell'impegno del lavoro, siamo chiamati ad assolvere a tutti i nostri impegni. Ma quella non è la parte prioritaria, centrale della nostra vita. Noi siamo dei vasi che si trovano nella casa del Signore e che hanno uno scopo ben preciso e che Dio vuole che noi assolviamo a ciò che ha preparato la nostra vita. Siamo dei vasi nobili, fratelli e sorelle, e quello vogliamo continuare ad essere nella casa del Signore. Siamo chiamati a purificare la nostra vita, siamo chiamati a non affaccendarci in tante cose che disperdono le forze, che disperdono le nostre risorse, che disperdono la nostra attenzione verso la realtà che non deve essere mai persa di vista. Il Signore Gesù sta per tornare, amen. E io non voglio mai perdere di vista, perché da un momento all'altro incontreremo Gesù nell'aria. Ed è questo
il punto focale della mia esistenza, della nostra esistenza. Il Signore è colui che è vicino a noi, ci parla, sentiamo la sua presenza, perché il Signore è vicino a quei vasi, perché è nella casa. Dall'inizio della Genesi c'è un sentimento che si perpetua per tutta la parola di Dio, per tutta la Bibbia. Il desiderio univoco di Dio è quello non solo di creare tutto il firmamento, e non solo creare l'eccellenza del firmamento, l'uomo e la donna, ma è soprattutto quello di stare con loro, di stabilire la sua presenza, la sua comunione con loro. Sul far della sera Dio andava ad incontrare la sua creatura. Nonostante il peccato, Dio conserverà questo sentimento, questa passione, questo desiderio di stare in mezzo al suo popolo. Per questo fece istituire il tabernacolo. Per questo le tribù di Giuda dovevano circondare questo tabernacolo, perché lì in quel tabernacolo doveva essere riconosciuta la presenza di Dio in mezzo al popolo. E non leggiamo, fratelli e sorelle, che Gesù Cristo è colui, arrivo all'Apocalisse, che sta in mezzo ai candelabri. Amen, fratelli e sorelle. I candelabri, le chiese del Signore. E in modo univoco la chiesa del Signore. Gesù è colui che passeggia, è scritto nella chiesa di Efeso, in mezzo ai suoi candelabri. Gesù è presente e sa quali sono i vasi nobili ed ignobili. E questa mattina la mia scelta voglio che sia rinnovata in un modo chiaro, davanti a Dio e davanti agli uomini. Io voglio essere un vaso nobile. E per questo è necessario che ci purifichiamo, fratelli e sorelle. Per questo è necessario che il nostro cuore non sia condiviso con altro. Per questo è necessario che il nostro cuore non sia, dal punto di vista spirituale e morale, non sia affaticato per via di ciò che ci circonda e di ciò che cerca di adescare la nostra concupiscenza. Fratelli e sorelle, siamo chiamati in questo mondo, in questa società, in questa generazione, in questo luogo dove Dio ci ha posti, a una santificazione, ad una purezza che noi possiamo conservare ed ottenere nel nome di Cristo Gesù. Un'altra qualità, un'altra caratteristica del servo è questa, è che è pronto a mettersi a disposizione. Avete mai visto uno dei vasi che voi avete in casa, se ne avete, ribellarsi contro di voi? Vi ha mai detto: no, non mi mettere qui, sto posto proprio non mi piace? Mi piace molto questa figura di Samuele da piccolo, che fa il suo primo incontro, la sua prima esperienza con Dio. Perché noi non nasciamo imparati, scusatemi questa espressione, noi conosciamo passo dopo passo il Signore. Certe volte parliamo con alcuni che sanno tutto di tutti e sanno, sembra saperci consigliare tutto quello che noi non sappiamo. Samuele sentiva questa voce, ma non capiva chi era, andava da Elia, da Eli, andò per ben 3 volte. Sentiva una voce nella camera. Poteva mai immaginarsi che Samuele, che era Dio? Ed Eli gli consigliò la 3ª volta di non andare più da lui, ma di parlare con colui che gli aveva parlato e di dire: parla, Signore, perché il mio servo ti ascolta. Ed è questa la disposizione di un vero vaso nobile.
è colui che è pronto ad ascoltare il suo Signore, che lo riconosce. È vero, andiamo incontro a delle esperienze personali in cui a volte non abbiamo compreso, non abbiamo capito certi avvenimenti che stavano accadendo nella nostra vita, ma il Signore non ci lascia in balia del dubbio, delle incertezze, delle inquietudini. Se il Signore ci chiama, vuole destare la nostra attenzione. E sapete, la terza volta accade qualcosa di diverso quando Dio chiama Samuele. Leggete attentamente, vi accorgerete che mentre nelle prime due volte il Signore lo chiama, sente la voce, la terza volta dice che Dio si avvicinò a Samuele e lo chiamò. Dio si avvicina ai vasi nobili perché ci tiene tanto, li ama, li preserva, li spolvera, li pulisce. Sono motivo di gloria per lui, sono motivo di vanto. E io voglio essere un vaso nobile per il mio Signore. Voglio che egli possa godere del frutto del suo tormento, così è scritto in Isaia capitolo 53. Vedendo la sua progenie, Gesù, e Gesù vedrà una progenie immensa, innumerevole. Nella nuova creazione ci saranno miriadi di persone di ogni epoca. Il frutto del sacrificio di Cristo Gesù, il frutto del suo tormento. E dice che egli si rallegrerà, perché la Chiesa è la gioia di Cristo. Amen. Noi siamo la gioia di Cristo, fratelli e sorelle. Che alto privilegio, a che alta dignità il Signore ci ha elevato. Un servo si mette a sua disposizione. Samuele prontamente, anche se piccolo, da lì imparò a mettersi a disposizione dell'Eterno e iniziò a svolgere le piccole cose, cose pratiche, le piccole cose. Apriva la porta, la chiudeva. Sicuramente egli gli cercò di fare qualcosa, di fargli fare qualcosa adatta per la sua età. E Samuele iniziò a servire da subito il Signore. Se vi sono bambini, ragazzi, che forse pensano che un giorno, quando saranno adulti, quando saranno grandi, faranno forse una decisione per il Signore, forse faranno qualcosa per il Signore ti chiama adesso. Perché quando Dio ti parla e la sua parola arriva al tuo cuore, anche tu hai delle responsabilità davanti al Signore. Diceva Geremia: Signore, io non sono che un ragazzo. E Dio gli dirà: non dire così, perché io ti mando. Chi andrà per noi? Chi manderò? È la disponibilità che offre sempre il vaso nobile. Isaia: manda me, Signore. Non sono capace, non sono adatto, sono un uomo dalle labbra impure, ho tanti difetti, ma davanti al tuo appello so che non è per forza né per potenza, ma è per il tuo Santo Spirito, Signore, che noi facciamo la tua volontà, è per il tuo Santo Spirito che noi affrontiamo e vinciamo tutte le battaglie, è per il tuo Santo Spirito che noi siamo divenuti vasi nobili, perché non lo eravamo, perché non eravamo tali. Un altro aspetto importante per un vaso nobile, per un servo di Dio: il servo di Dio è colui che ha un messaggio da dare e non se lo tiene per sé. È un messaggio per i perduti, è un messaggio che deve in qualche modo arrivare anche a questi vasi ignobili. Non serve litigare, non servono le dispute,
ma con la pazienza che solo Dio può darci. Anche quando i familiari, i parenti e anche qualche credente ci offende, non lasciamoci andare in inutili rancori, odi, risentimenti. Continuiamo ad amare, continuiamo a pregare. Perché l'amore copre moltitudine di peccati. Perché attraverso l'amore, la preghiera, la pazienza e questo sentimento che il Signore ci dà, riusciamo a vedere la manifestazione della gloria di Dio. E che bello se qualche vaso ignobile, a causa della mia fedeltà, a causa della mia buona disposizione, a causa di quel messaggio che mi è stato dato per darlo, portarlo a tutti, a causa di quella testimonianza che io posso palesare, raccontare, qualche vaso ignobile possa diventare un giorno un vaso nobile. Perché Gesù è potente anche da spezzare i lacci del diavolo. Ci crediamo, fratelli e sorelle? Il Signore mette una pace straordinaria nei nostri cuori, fratelli e sorelle, ed è la pace di coloro che hanno potuto sperimentare la grazia, la potenza di Dio. E dicevamo questa mattina, è il Signore che porta i nostri pesi giorno per giorno. Per questo è inutile che ci affanniamo, sono inutili le ansie, non fanno parte del corredo di un vaso nobile, non ci devono stare nel luogo della fede, non possiamo mischiare il dubbio, l'incertezza, l'inquietudine, la paura insieme alla fede. Questo nobile ha dei tesori preziosi che non possono essere mischiate con cose che non hanno valore o che addirittura fanno perdere valore. Vasi nobili che hanno un solo obiettivo, quello di rendersi puri, di santificarsi, che non hanno un cuore diviso, un po' di qua e un po' di là, che sono sempre a disposizione del loro re, del loro padrone, che hanno un messaggio da portare ai perduti. È un'altra qualità, un altro aspetto importante per questi vasi è che questi vasi debbano essere pieni di Spirito Santo. La nostra vita senza lo Spirito Santo sarà sempre, qualsiasi buona disposizione possiamo avere per il Signore, risulterà sempre tutto faticoso. Sarà una vita sterile, senza frutto. Dimorate in me. E come possiamo dimorare in Cristo Gesù, nella sua parola, senza il beneficio, la potenza dello Spirito Santo? Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, iniziando dalle zone qui vicino, iniziando da Gerusalemme, iniziando dalle cose piccole e infino all'estremità della terra. Si riunirono al capitolo 4, pregarono il Signore e lo invocarono. E quel luogo tremò per la presenza di Dio e tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Tutti quei vasi nobili, adatti, pronti per essere al servizio del Re. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Credo che con grande stupore, con grande riconoscenza, ci accostiamo al Signore confermando questa mattina di voler essere dei vasi nobili. Non è inopportuno dire: Signore, io non merito nulla, però tu per grazia mi hai fatto diventare un vaso nobile. Ma davanti a questa eccelsa condizione in cui il Signore ci ha posto,
vogliamo riconoscere quali sono le nostre responsabilità. E questa mattina vogliamo dire, Signore, con l'aiuto della Tua parola, aiutami, Signore, ad essere un vaso davvero nobile, un vaso adatto per il Tuo servizio, un vaso che non sta lì tanto per stare, ma un vaso che Ti onora, Ti glorifica, un vaso che Ti rende la gloria, un vaso che parla della Tua grazia, che sta lì per testimoniare della Tua onnipotenza, un vaso che rende bella tutta la casa, perché siamo il frutto dell'opera di Dio. Gloria al nome Tuo, Signore. Cerchiamo il Signore con tutto il cuore, raccontiamogli quello che vogliamo che Egli faccia per noi. Gloria al Tuo nome, Signore. Alleluia, riempici, Signore, di grazia, di virtù, di Spirito Santo. Riempici dei Tuoi carismi, Signore. Gloria al Tuo nome, Signore, alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore, alleluia. Gloria a Te, Signore. Benedici l'anima nostra, Signore. Gloria a Te, Signore, alleluia. Aiutaci, Signore.